Cari amici di VBTV, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Tocchiamo la doppia cifra, visto che questa è la decima puntata delle nostre riflessioni di calcio, appunto sul tour numero 10, il secondo infrasettimanale della stagione, che si è disputato in prevalenza nella serata di mercoledì 26 ottobre, con un anticipo martedì e con un posticipo giovedì. Quindi 25, 26 e 27 nel complesso. In vetta non è cambiato praticamente nulla, visto che la Juventus conduce sempre con 2 punti di vantaggio sulla Roma e 4 sul Napoli. L'unica a cedere è stato il Milan, appunto, che nell'anticipo di martedì è stato battuto 3-0 dal Genoa a Marassi. Quindi, come al solito, sconfessando, come è successo ai tempi con l'Inter, ciò che aveva fatto sabato nell'anticipo con la Juve, battendo appunto i bianconeri. I rossoneri sono crollati, le reti sono state siglate da Ninkovic, primo centro in Serie A da Pavoletti, oltre all'autogol di Kučka, quindi l'autogol dell'ex in questo caso, che ha dato così i 3 punti al Genoa e che conferma la serie nera del Milan in casa del Genoa, visto che fu sconfitto già nelle ultime 2 stagioni, se non sbaglio. E quindi i rossoneri sono scivolati al 4° posto. Mercoledì sera invece la Juve ha risposto da par suo, battendo 4-1 la Sampdoria, col primo gol in campionato di Mandzukic, poi addirittura doppietta di Chiellini, che non faceva 2 gol in una stessa partita dall'aprile del 2008, e poi il gol di Pjanic, stavolta buono. Sul 2-0 la Sampdoria aveva accorciato le distanze con Schick, almeno credo che si dica così, Schick, che non è un... Comunque Giampaolo allo Stadium, 20ª vittoria di fila della Juve, si è presentato senza la coppia titolare, composta da Quagliarella e Muriel, schierata solo nel secondo tempo, schierando la coppia giovane Budimir-Schick. E diciamo che alla fine non è che abbia ripagato più di tanto la scelta, anche perché Sampdoria era già sotto 2-0 dopo 8 minuti, quindi non il massimo che si possa sperare per questo tipo di partite. Anche la Roma ha tenuto il passo dei bianconeri, vincendo 3-1 in rimonta in casa del Sassuolo. Sono stati verde e nero a passare in vantaggio per il primo, addirittura con Paolo Cannavaro al primo gol con la maglia del Sassuolo. E poi la Roma, dopo un palo, una traversa colpiti nel primo tempo da Nainggolan e da Dzeko, ha reagito nella ripresa, appunto la doppietta di Dzeko, che sale così a quota 10 nella classifica marcatori, e poi gol di Nainggolan, primo in campionato, che ha fissato così il punteggio su 3-1. Così Sassuolo si dimostra un po' troppo fragilino nelle gare casalinghe, perché tant'è vero che questa è la quarta sconfitta su 4 partite, la quinta sconfitta, no, la quarta, perché comunque in Serie A da non molto il Sassuolo, su casalinga, su altrettante gare disputate con la Roma. Ricordiamo che anche la prima sconfitta interna sul campo, e quindi tiene in passo anche il Napoli, che dopo il Crotone batte un'altra delle ritta, ovvero l'Empoli, che non segna ormai da una vita. 2-0, i gol sono arrivati nella ripresa ad opera di Mertens e di Ciriches, quest'ultimo al primo centro in campionato. Poi l'Empoli ha avuto solo una buona occasione per pareggiare, ma sicuramente è molto difficile che riesca ad uscire dalla situazione che si trova, anche perché domenica ospiterà la Roma, quindi da male in peggio, oserei dire. Poi c'è da notare anche il ritorno successo dell'Inter, che a San Siro ha superato 2-1 il Torino, a sua volta, che era in serie utile credo da 5 o 6 partite. Decisiva come al solito la doppietta di Icardi, grandissimo comunque il suo secondo gol, che sale così a quota 8. Per il Torino il pari momentaneo di Belotti,
praticamente all'unica vera occasione dei Granata, ricordiamo che l'Inter ne ha avuto diverse, e quindi alla fine vittoria più che legittima per la squadra di De Boer, che così può prolungare la sua permanenza sulla panchina nerazzurra. Sempre per quanto riguarda poi, mentre c'è il mio cane lassù che sta facendo spettacolo, le zone medio-alte c'è salita anche l'Atalanta, che è sesta in classifica grazie al successo 1-0 a Pescara, deciso da un gol del giovane Caldara nella ripresa. Partita data caratterizzata anche dalla sospensione per una scossa di terremoto nel primo tempo per qualche minuto. Ricordiamo che proprio un'oretta prima delle partite c'è stata un'altra scossa di terremoto al centro Italia. E così la situazione è andata alla fine comunque tutto tranquillizzato, anche se molta gente è comunque scappata dall'impianto temendo ovviamente il peggio. Molti hanno chiesto la sospensione per motivi precauzionali, ma la partita è stata comunque portata a termine. Ora si tende, a quanto pare, a sospendere sempre meno partite. E così l'Atalanta sale in piena zona Europa, così come ci sale la Lazio, che ha impallinato il Cagliari per 4-1. Grande Mattatore Immobile, autore di una doppietta che anche lui sale a quota 8. Poi ha segnato anche Keita e Felipe Anderson al primo gol in campionato. Così gli attaccanti della Lazio si sono divertiti. Per il Cagliari solo la consolazione di un autogol, oltre che di un rigore fallito da Borriello, con un pessimo, direi, bottino di 9 gol subiti nelle ultime due giornate, cancellata quindi completamente la vittoria di San Siro. Beh, non è cancellata perché comunque se è a quota 13 vuol dire che qualcosa di buono ha combinato prima di queste due sconfitte. Di certo la difesa è da tarare un po'. Altro programma, perché comunque ci sono state un sacco di partite in contemporanea, non ne vorrei saltare qualcuna. C'è stato anche il pareggio casalingo della Fiorentina, che a sorpresa si è fatta bloccare dal fanalino di coda Crotone. Crotone che resta quindi aggrappato al Pescara per sperare in una salvezza che si fa sempre più difficile. Ricordiamo che la partita era iniziata con un grande nubifragio che creava pozzanghere in campo ed è stata sospesa intorno al quarto d'ora per una mezz'oretta. Poi, scongiurato il rinvio definitivo, anche perché la Fiorentina dovrà ancora recuperare a metà dicembre la gara col Genoa, si è ripresa a giocare e a sorpresa il Crotone è passato in vantaggio con Falcinelli. Prima del pareggio a 5 dal termine, ad opera di Astori, difensore viola che quindi segna il suo primo gol con la sua casacca. Un pari però che alla fine è come un brodino per la Fiorentina, che fa diversi passi indietro rispetto al 5-3 di Cagliari e che resta molto indietro in classifica. Crotone quindi un punto speranza, il primo tra l'altro in trasferta per quanto riguarda la Serie A. Una Serie A che quindi sembra già aver delimitato le zone medio-basse della classifica, perché comunque oltre, ne parleremo tra poco, intanto il Chievo e Bologna hanno pareggiato 1-1 in un'altra partita del turno, un pari quasi scontato. Vantaggio, ha fatto tutto il Bologna, vantaggio di Pulgar, poi il pari su autogol di Mbaye, su tiro cross di Floro Flores, e quindi un pareggio alla fine che va bene ad entrambe, insomma non guastava più di tanto. E quindi alla fine ok, tutto bene, fatto tutto nelle partite del mercoledì, resta solo il posticipo del giovedì, giocato ieri, che ha visto l'Udinese vincere in rimonta 3-1 a Palermo, rosa nero passato in vantaggio per primo con Nestorowski. Togliamo il dito dall'obiettivo, togliamo la mano.
Poi l'Udinese ha rimontato col gol di Terò, terzo centro in campionato in due partite, e poi la doppietta del giovane Fofanà, nuova scoperta di Del Neri, quindi cambio deciso di tendenza da quando c'è Del Neri in panchina. Dopo la sconfitta comunque onorevole, ma che ci poteva stare in casa della Juve, sono arrivati due successi. È l'Udinese che ha virato perché è passato dal più 1 al più 7 di vantaggio sulla zona retrocessione. Zona retrocessione che, visto che l'Udinese comunque è scattato, si riduce ora a una lotta sulle quattro squadre: Pescara, appunto, Palermo, Empoli e Crotone. Non so chi delle quattro sia messa peggio. Al momento la classifica dice che il Crotone è sicuramente peggio di tutti, ma tra l'Empoli che non segna da una vita, tra il Palermo che comunque snaspa anche quest'anno, tra il Pescara che è lì perché ha ottenuto 3 punti a tavolino, se no sarebbe stato quota 4, assolutamente non so chi scegliere. Se non succederanno ribaltoni, quindi queste quattro squadre si giocheranno un solo posto libero. E rischia di diventare una noia pazzesca la lotta per la salvezza. Più movimentata invece quella per lo scudetto, visto che al momento tra Juve, Roma e Napoli ci sono solo 4 punti di differenza e sabato sera ci sarà comunque una Juve-Napoli da porre massima attenzione, perché vabbè, la Juve è favorita perché comunque ha sempre vinto in casa quando ha giocato a Juventus Stadium con Napoli. Ma poi il Napoli, vabbè, già una volta vinse a Torino con la Juve dopo che la Juve aveva affrontato Sampdoria in infrasettimanale nel 2009. Vero, questi sono calcoli che lasciano il tempo che trovano. Ogni partita, come oso pensare io, ha comunque storia a sé. Ecco. Benissimo, direi che non abbiamo lasciato indietro nulla. Sto verificando, ma direi che abbiamo fatto, anche perché comunque, come sapete, negli scontri infrasettimanali non fanno mai big match. Fanno sempre comunque sfide tra grandi e medie o piccole, quindi a parte Pescara-Atalanta, che in teoria doveva essere una gara tra Chievo-Bologna, diciamo che non ci sono state grandi sfide tra colossi del campionato. Direi quindi di chiudere qui questo appuntamento col turno infrasettimanale, abbiamo sforato grande anche quest'anno. Noi ricordiamo che con le riflessioni torneremo con l'undicesimo appuntamento martedì, che sarà un giorno di festa, ma ci saremo, anche perché il turno verrà completato in 3 giorni, sabato 29, domenica 30, lunedì 31, quindi torneremo il 1° novembre per le riflessioni festive di calcio, ma ci saremo comunque. In questo mattino uggioso, perché comunque c'è tutto grigio, non credo che voglia piovere, ma di sole non ce ne regala neanche un po', direi di chiudere qui questo appuntamento e continuate a seguirci con VBTV per le nostre grandi iniziative. Ciao e alla prossima!